Amici del grande tennis, ben ritrovati davanti ai teleschermi. Siamo qui in diretta dalla Festhalle di Francoforte per questa che è la terza giornata del Masters e anche il terzo incontro. Sono di fronte, sono in campo Pete Sampras, che vedete qui inquadrato, di fronte a lui il sudafricano Wayne Ferreira, mentre in precedenza oggi Thomas Enqvist ha tracciato Michael Chang 6-1, 6-4, 5 games a lui, come 5 games aveva lasciato ieri a Courier, e Courier ha battuto Muster 6-4, 4-6, 6-4. Qui dalla Festhalle vi salutano e vi augurano buon tennis a tutti Ubaldo Scanagatta e Roberto Lombardi. Dunque Ubaldo, ci sono delle cose certe che riguardano il gruppo rosso, che Enqvist è certamente primo del suo girone e che Muster è certamente fuori. Poi il secondo del girone rosso verrà fuori dalla sfida tra Courier e Chang, che è in programma domani. Invece in quest'altro girone, beh, bisogna vedere un po' come va questa partita, perché è chiaro che se vince Sampras, Sampras non ha problemi. Se viceversa Sampras dovesse perdere in due set, beh, insomma, si potrebbero riaprire i giochi, perché se Becker poi batte Kafelnikov in ultima giornata ci sarebbero tre giocatori a due vittorie e quindi lì bisognerebbe fare il conto dei set. Se viceversa Sampras vince e poi Kafelnikov batte Becker in terza giornata, allora ci potrebbero essere tre giocatori a una vittoria, con Sampras primo del girone con tre vittorie, per cui lì, anche lì bisognerebbe andare a vedere il computo dei set. Chiaro che se Kafelnikov batte Becker in due set, Sampras batte Ferreira, passa Kafelnikov perché ha una migliore differenza reti. Ecco, più che reti sono set. Diciamo reti così ci... Comunque, quello che va detto chiaramente è che Sampras è comunque già da ieri sera qualificato. E Sampras è... Si potrebbe non finire primo, ecco, però lui è certo di andare dentro. Sì, oltretutto Sampras è l'unico, voglio dire, lui ha un punteggio nei set, ha vinto 4 set e ne ha persi 0. Quindi, voglio dire, non lo possono scavalcare. Ferreira ha tre set vinti e tre persi, Becker due set vinti e tre persi, Kafelnikov un set vinto e quattro persi nelle sue due sconfitte. Intanto è vero che, appunto, come si diceva poco fa, ecco, quello che può succedere adesso, potrebbe succedere che Sampras, se fosse un giocatore scorretto e volesse eliminare Becker, potrebbe perdere da Ferreira in due set, apposta per così dire, e così verrebbe eliminato Becker, passerebbero Ferreira e Sampras al turno successivo, e quello un po' che poteva accadere l'anno scorso, quando c'era Becker che giocava contro Edberg, si trovavano al terzo set i due, e se Becker avesse perso a quel punto avrebbe eliminato Sampras. Invece Becker fu molto corretto, giocò per vincere, vinse la sua partita e vincendola rimise in gioco Sampras, dal quale poi perse in finale. Quindi i giocatori, noi facciamo questi calcoli per spiegarvi qual è la situazione, per farvi capire come stanno le cose. Sono dei calcoli che forse non vorremmo nemmeno fare, ma la formula del Masters ci costringe a farli. Ecco, per la verità finora, negli ultimi anni, i giocatori questi calcoli non li hanno fatti. No, e questo qua è direi che è una situazione molto buona, nel senso che nonostante questa formula si presti appunto ai calcoli, però c'è un dato di fatto che il campo è sempre fedele a quelli che sono i valori, e questo direi che è molto buono per il movimento tutto. Certo, non era proprio così anni e anni fa, perché ricordiamo tutti che una volta Lendl per esempio perse praticamente apposta, senza giocare, da Connors, per evitare di incontrare Borg in semifinale, per incontrare invece Gene Myers. Sampras contro Ferreira, terzo match della terza giornata, Sampras al servizio, Ferreira nella parte bassa del teleschermo. Dunque Ubaldo, guardando i precedenti tra questi due giocatori, vediamo che Sampras conduce per 4 vittorie a 2, però Ferreira ha vinto i due unici confronti che si sono giocati al coperto, intanto Esti Sampras, e l'ultimo proprio in finale a Lione in 3-7. Sì, l'ultimo recente, quindi roba recente. Roba di 15 giorni fa, certo. 3 settimane fa. Ed è una partita che i nostri abbonati hanno potuto vedere su Telepiù, una partita molto ben giocata da Wayne Ferreira. Intanto due ace già
Sì, Sampras su tre punti non si va male, eh? Biglietto da visita per scoraggiare eventuali idee del suo avversario. Sampras è apparso giocatore più in forma assieme a Thomas Enquist, ma avremo modo di parlare anche di Enquist nel proseguo di questa partita. Registriamo per ora una stupenda risposta di rovescio di Ferreira. 40-15. Un bel atleta Ferreira, vedete che riesce a riprendere molte palle difficili, compresa quest'ultima che sembrava, infatti era fuori, il rovescio di Sampras è uscito di un soffio. Comunque Ferreira è riuscito a buttare di là anche quello. 40-30. Gran bel atleta Ferreira. Il servizio di Sampras ed è 1-0 per il numero 1 del mondo qui alla Festale di Francoforte, in diretta dalla Festale dove c'è questo sudafricano Wayne Ferreira che è arrivato qui un po' per caso quando già si trovava in pronto ad affrontare un bel safari in Tanzania. L'infortunio di Agassi, l'eliminazione precoce di Ivanisevic a Mosca hanno fatto sì che lui, numero 9, è stato chiamato qui fra gli 8, appunto per sostituire Agassi assente. Ha giocato molto bene fin qui. 0-15, ricordiamo che ha costretto al tie-break del set decisivo Becker dopo aver avuto una palla break importante sul 4 pari nel terzo set. E poi contro Kafelnikov, bene, sembrava spacciato quando Kafelnikov ha servito per il match sul 5-4, qui intanto Ney nel secondo set. Ferreira ha rimontato, ha vinto il secondo set al tie-break e poi ha vinto il terzo dominando. Beh, il merito di Ferreira è quello di non abbandonare mai, però insomma da Kafelnikov ha avuto un pacco dono, si può dire, sì, perché sì. Kafelnikov è stato due volte avanti in new break nel secondo set dopo aver vinto il primo. Peraltro Ferreira aveva battuto due volte su tre Kafelnikov, quindi insomma la sua vittoria non può essere definita una sorpresa. Ah, non certo. Quando gli funziona il dritto, Ferreira è un osso duro. Il dritto è un colpo sul quale lui ogni tanto perde il controllo, ma quando gli va... Sì, è un colpo che dipende molto dalla sua capacità di spostarsi bene, quindi quando ha un po' di tempo per giocarlo è un colpo efficace, quando viceversa deve fare le cose in fretta questa sua grande apertura forse un po' lo condiziona. 30-15. Ecco un altro bello. 40-15. Lo gioca un pochino dietro al corpo certe volte, quindi non si vede tanto bene. Lo gioca a traino, vedete, colpisce la palla un po' dietro, e però la direzione anomala, proprio perché colpisce la palla un po' dietro, è una direzione a lui favorevole. Roberto, che game, due ace e dritti. Due dritti fantastici. Difficile giocare meglio di così, uno pari. Poi, ecco, notavo, Ubaldo, questo ace fatto a 184 all'ora e quello precedente a 168 all'ora. Probabilmente Ferreira ha un modo di colpire la palla nel servizio che non conceda all'avversario la possibilità di leggere la direzione della sua palla, perché non sono le velocità che raggiunge Sampras quasi stabilmente oltre 200 all'ora, sono velocità almeno 20 km diciamo inferiori a quelle di Sampras e dei più grandi battitori, eppure fa un numero di ace considerevole, come abbiamo visto anche nello stesso match contro Kafelnikov, mi pare abbia fatto 12 ace. C'è un doppio fallo qui da registrare, con Sampras che è stato un po' disturbato anche da un tempestivo intervento della catapalle. Si rimedia subito con il terzo ace. Tre ace in otto servizi ha fatto. E 1-198, 1-199 chilometri orari. Eh?
Questo dritto di Ferreira poteva essere pericolosissimo, se non sbatte sul nastro per Sampras non sarebbe stato facile controllarlo. 30-15. Tanto proprio ieri il Sudafrica, ieri notte, il Sudafrica ha ottenuto di giocare contro l'Austria sull'erba in Coppa Davis nel primo turno dell'anno prossimo, quindi il Sudafrica diventa favorito contro Muster e Schaller, e quindi partita che ci riguarda in qualche, per qualche verso, perché se l'Italia battesse la Russia giocherebbe proprio il secondo turno contro i vincenti di Sudafrica-Austria e tra l'altro in casa. 40-15. Gordon Forbes, ex campione sudafricano, ha detto: cercheremo un campo da cricket e lo riadatteremo per farne una superficie da tennis. L'angolo, guarda Ferreira che si muove molto bene, si muove molto bene, mette in difficoltà Chang, Sampras l'ho fatto correre a destra e a sinistra con dei cross molto stretti sia di dritto che di rovescio. 40-30, è un giocatore tutto sommato Ferreira capace di fare un po' tutto. È un giocatore a tutto campo, non c'è alcun dubbio, però lui nasce come giocatore di attacco, i criteri del tennis sudafricano sono estremamente classici, poi lui ha trovato questa impugnatura occidentale accentuata nel dritto e il rovescio bimani che invece appartengono un po' al nuovo modo di interpretare il gioco, sono elementi del tennis corri e tira che è stato introdotto da Agassi. Il suo dritto fino ad ora ha funzionato alla grande, molto bene, sì. Come si sposta e come tira qui questa volta, qui, però ma è quello lì è il difetto, quando si sposta così vuole tirare forte da lì, abbiamo visto anche nell'altra serata che ha fatto qualche errore marchiano contro Kafelnikov. 2-1 per Sampras nel primo set senza break, ma una bella partita, orgoglioso che non accetterebbe di perdere anche sapendo che perdendo in due set favorirebbe l'esclusione di Becker, sempre un avversario da prendere con le molle. Però Ubaldo, da quello che si è visto, meglio cercare di evitare Enquist in semifinale che anche non quello è vero. Per evitare Enquist in semifinale, visto che Enquist vincerà il suo gruppo, Sampras deve vincere questo. Enquist ha perso fin qui 10 games in tutto, guardate che cosa! Beh, dritto pazzesco di Sampras e Ferreira non solo la prende ma fa anche il punto. Beh, punto da circoletto rosso, doppio, triplo, guardate cosa fa, puro polso, poi avete visto proprio azione pura di polso, era in ritardo col braccio e col polso invece ha fatto tutto, guardate, era talmente convinto Sampras di aver fatto il punto che non si era nemmeno spostato dalla dove aveva tirato il suo dritto. È difficile di solito reagire ai dritti di Sampras, non ci riesce quasi nemmeno Agassi. Era fin qui molto ispirato. Ferreira che lotta per qualificarsi. Guarda lì. Altro gran bel colpo di Ferreira. 30-0. Mi ricordo un anno al Masters che Andrés Gómez era stato ripescato all'ultimo momento per sostituire un giocatore infortunato e Gómez giocò un girone eliminatorio fantastico. Beh, Ferreira mi pare che stia un po' ricalcando le orme, ora è ancora presto per dirlo, ma poteva battere Becker, ha battuto Kafelnikov e sta impegnando severamente Sampras. 40-0. Guarda lì, a zero Ferreira che aveva tenuto il primo servizio a 15 e ha perso un solo punto sulla battuta, due pari contro Sampras e finora la partita giocata a un livello davvero eccellente. Molti punti.
8 punti vincenti di Ferreira, 4 errori, ma si gioca anche a ritmi quasi proibitivi. Finisce 15-0. Adesso 30-0 con questo ace che lascia un po' perplesso Ferreira, già 4 gli ace. L'altro giorno Kafelnikov, che aveva perso 6-3-6-3 da Sampras, ha detto che Sampras ha il miglior servizio del mondo quando serve centrale, dice un pochino meno efficace quando batte agli angoli, anche se ovviamente fa ace anche negli angoli. Papà Ferreira, questo signore inquadrato, ormai abbiamo imparato a conoscerlo. Doppio fallo, 30-15. È buono per Sampras e anche per Ferreira, dove dovesse qualificarsi, il fatto che comunque vada, avranno un giorno di riposa prima delle semifinali. 40-15. Sarà così eventualmente per Becker, per Kafelnikov che giocheranno domani, e nemmeno per Courier e Chang che giocano uno spareggio domani per qualificarsi. Un servizio che è molto vicino all'ace, ma Ferreira tocca la palla, quindi un ace sporco come si dice. 3-2 per Pete Sampras nel primo set, partita dominata letteralmente dai servizi, con Sampras che ha perso soltanto 5 punti in 3 turni, ma senza che Ferreira arrivasse mai a 40, e Ferreira che addirittura ha lasciato un solo punto a Sampras nei suoi 2 turni di servizio. Out. 15-0. Va detto che con la sconfitta di Muster, oggi Muster può praticamente tornare a casa, la sua partita contro Enquist domani non ha nessun valore, è un'esibizione, Enquist è già primo del suo gruppo, Muster è sicuramente eliminato. Che chi vince fra Chang e Courier va almeno a 2 vittorie, così come Enquist, e Muster non può recuperare. 15 pari, qualche fischio per questa chiamata, questa palla che forse era fuori, almeno a giudizio di Ferreira, oltre che di parecchi spettatori, vediamo. Forse sì, chi lo sa. Difficile da giudicare questa palla, Sento che si è toccato, ha toccato, come si dice, un filino di righe. Con un filamento della palla. Bella palla, sì. Stava tentando di andare a prendere anche questa Ferreira, Ferreira è molto vivo, molto vivo, molto reattivo, e poi secondo me legge molto bene la direzione della palla dell'avversario, perché parte un po' prima. 15-30, però prima volta che è in svantaggio, prima volta che arriva a 30 Sampras. Ma anche se legge la direzione della palla di Sampras, la palla di Sampras va talmente forte che a volte non si riesce a prendere. Beh, questa era una fucilata, Sampras forse esagera anche un po', 30 pari. Partita che comunque Sampras può giocare abbastanza a cuor leggero. Adesso una mano di Ferreira, avete visto. Un'altra prodezza di Ferreira che arriva su una palla che sembrava difficile se non impossibile da raggiungere, non solo la raggiunge ma addirittura la chiude. È già la seconda volta. Guardate.
Sono colpacci strani questi, però efficaci, perché sbaglia quasi mai Ferreira. Sembrano un po' sporchi, però vanno sulla riga. Ieri ha concluso con un dritto fantastico contro Cafennico. E oggi ne ha già fatti vedere due meravigliosi contro Sampras. Sul nastro il dritto di Sampras, e siamo tre pari. Un Sampras che a seguito dell'eliminazione di Muster è sicuro di restare numero uno del mondo, lo è già da 103 settimane, e questo significa che, poiché, che non potrà essere comunque scavalcato prima del prossimo Open d'Australia, e che significa anche che scavalcherà Borg, che è stato leader delle classifiche ATP per 109 settimane. Sei a 103 adesso, no? 103. Sì, ma prima di arrivare a fine gennaio passeranno quelle più di 6 settimane, quindi quelle Borg, che gli servono. Esatto, Borg verrà scavalcato, resterà dietro Sampras soltanto a Lendl, che ne ha 2,70, a Connors, che ne ha 2,68, e a McEnroe, che mi pare ne abbia 170. Ferreira 0-15, pari. Un altro servizio molto vicino ai 200 orari, 198. Ma Sampras è stabilmente, quando tira, diciamo, quando serve nella zona centrale del campo, sia da destra che da sinistra, quindi quando le cellule possono rilevare praticamente l'effettiva velocità, Sampras è molto vicino ai 200. In modo molto assiduo e continuativamente a quelle velocità. E lo fa senza sforzo, cioè almeno apparentemente, perché i suoi movimenti sono molto ortodossi, è un'azione la sua molto fluida, non ci sono azioni passive, non ci sono dispersioni di energia. Questo dritto gli fila via, che è un piacere. 40-15, piacere vederlo per noi, magari meno subirlo per Ferreira. Due palle del 4-3, primo set. Ed eccolo qua, 4-3 Pete Sampras, senza break, primo set. È proprio la sala, il salone delle feste. C'è Pete Sampras che conduce 4-3 senza break su Wayne Ferreira, che serve con le palle nuove. Beh, gran punto anche questo, non so quanti avrebbero avuto la rapidità, i riflessi di raggiungere quel cross stretto di rovescio di Sampras. Ferreira li ha avuti. Ha fatto un miracolo anche Sampras, perché è andato a prendere una palla lontanissima, guardate, poi da lì non solo cerca di recuperare, ma quasi di fare il punto. E giocano col polso questi giocatori, quando si è in queste condizioni, d'altronde è lì che bisogna far valere la maggiore manualità, la maggiore destrezza. Non è che si può anche pensare di giocare un colpo estremamente ortodosso quando si è in posizione di massimo recupero. Lo spettatore restituisce una palla con scarsa tempestività, un po' disturbato Ferreira, infatti batte un po' più piano la seconda per non fare doppio fallo, e ora sta subendo. A volte basta poco. Però mette la palla nell'angolino con il rovescio bimane, veramente una gran partita. Sampras sta un po' a guardare, ma non ci arrivava. 30-0. Un rovescio giocato davanti al colpo da Sampras, difficilissimo, non so se l'avete visto. 40-0,
Comunque a Ferreira sicuramente hanno dato fiducia alle vittorie ottenute su Sampras a livello indoor, in particolare quella di Lione poco tempo fa. Sì, perché quella Memphis si è giocata sia al coperto ma su un terreno duro, quindi su un campo in cemento, non su una moquette come invece è il green set, tappeto diciamo meglio. Beh, insomma, Ferreira sta giocando veramente come raramente l'avevo visto giocare, quattro pari, anche se già contro Becker l'altra sera Becker aveva detto beh, nel primo set avrebbe dovuto vincere lui 6-1 6-2 o 6-2, insomma Becker aveva già fatto miracoli nel cercare di contenerlo. Sì, perché Ferreira di solito fa molti punti però sbaglia anche molti, invece stasera a fronte di 12 punti vincenti ha solamente 4 errori non forzati. Qui fa vedere un'altra risposta di dritto, è proprio, sono d'accordo Ubaldo, è proprio il diritto di Ferreira fino a questo momento a fare la differenza. Non è una differenza in termini di punteggio, ma si poteva pensare che Sampras lo potesse tritare il suo avversario di oggi, invece Ferreira sta tenendo il campo benissimo. 0-15, è una bella partita proprio, cioè con un tennis difficile sbagliano molto poco. Sbaglia nemmeno quando c'entra la palla Ferreira. Guarda, riga, nastro, vedi, casca, lo butta di... Beh, insomma, cosa si può vedere di meglio? Gran tennis, circoletti rossi a piedi a profusione, 15 pari. Forse Sampras avrebbe potuto chiudere, sì, questa prima volée. Certo. Schiacciato un po' troppo e la palla è diventata recuperabile. Però insomma, recuperabile per un campione. Davvero un grande spettacolo. Oh. 30-15, vorrei cambiato per un imbonitore. Ieri sera quando abbiamo visto per esempio Kafelnikov Ferreira abbiamo sottolineato che erano parecchi gli errori, anche se c'erano troppi. Poi dei punti belli. Ieri sera abbiamo detto, Baldo, mi ricordo perfettamente l'espressione, abbiamo detto qualche sprazzo di luce in una partita in cui ci sono molti molti errori, invece questa sera c'è qualche errore in una partita dove ci sono molti sprazzi di luce. 40-15. Speriamo di vedere del buon tennis anche a livello femminile. Da sabato sera alle 19 potrete seguire il Masters femminile da New York. Andremo dallo studio di Milano, proprio io e Roberto, a commentarlo. Semifinali e finali del Masters delle donne, mentre Sampras tiene il servizio a 15. Conduce 5-4 nel primo set, non c'è stato né un break, né una palla break, né una volta si è arrivati a 40 pari. In diretta dalla Festhalle di Francoforte, dove questi due giocatori continuano a dare spettacolo, però adesso c'è il primo momento davvero delicato, perché quando si serve sul 5-4 per l'avversario c'è sempre un pochino di tensione in più. Se ne è accorto stasera anche Thomas Muster, che due volte nel primo e nel terzo set ha servito sul 5-4 per Jim Courier e ha perso il set. Beh, nel primo set però insomma, è stato sfavorito da una decisione arbitrale chiaramente negativa, perché la palla di Courier era fuori, è stata data buona. Ferreira alla battuta. Oh. 15-0. Fino a questo momento Sampras in 5 turni di battuta ha perso 7 punti e Ferreira in 4 turni di battuta ne ha persi 3. Quattro ace per Ferreira, che pareggia così il conto con gli ace di Sampras, però Sampras ha commesso due doppi falli e Ferreira nessuno.
Ecco, adesso diventano 5. 40-0. Improvvisamente questo tappeto sembra essere diventato velocissimo, da come giocano questi due. Beh, insomma, però il numero degli ace del primo match di Sampras, 18 in 9 turni, aveva già chiarito che non era certo il Taraflex di Bercy, eh? 5 pari. 3 turni di battuta tenuti a 0 da Ferreira, 1 a 15, 1 a 30. Ai punti sta vincendo lui, però insomma l'altro non gli ha concesso nemmeno una palla break, non l'ha fatto mai arrivare a 40, quindi non significa granché. 5 pari. Maggior velocità del servizio di Sampras fin qui, 200 km orari, quella di Ferreira 187. 15-0. Ci pari. Esce la risposta di Enquist, scusate, di Ferreira, ma di poco. Beh, quando si dice risposta si dice Enquist, Ubaldo, per quello che viene naturale, no? La risposta di Enquist. Enquist ha fatto paura davvero in queste due partite in cui ha stato 10 games, due campioni di solito irriducibili come Courier e Chang. Tra l'altro, tanto qui, 40-15, tra l'altro a Courier ha lasciato una sola palla break nel primo gioco della partita. A Chang è meno quella in tutta la partita, insomma, sono cifre che fanno pensare, così come fa pensare il fatto che Sampras avesse detto che quest'estate Enquist era stato il giocatore che lo aveva impressionato di più. Tiene anche questo servizio con grande disinvoltura Sampras, il quarto turno di battuta consecutiva che tiene a 15, 6 a 5 Sampras, servirà Ferreira dopo il cambio di campo. In diretta ancora dalla Festalle, dove Wayne Ferreira serve per arrampicarsi al tie break in una partita fin qui dominata dai servizi, ma piena di colpi spettacolari. 3 punti soltanto persi da Ferreira fin qui, nei 5 turni di servizio. Come pesava quel dritto. Ferreira però lo riprende. E anzi riesce a uscire dalla trincea. Era sulla difensiva e è riuscito a prendere l'iniziativa. 15-0. 30-0. Consecutivi, adesso 14 punti consecutivi fatti da Ferreira sul proprio servizio, che sul 3-2 per Sampras era 15-30, poi ha vinto quei 3 punti lì, poi ha vinto 2 game a 0 e adesso è 40-0. E qui si interrompe la serie. Beh, bella risposta di Sampras, però questa volta non riesce a fare un miracolo Ferreira. 40-15. Oh!
40-30. Stavolta non ha fatto a tempo quasi ad aprire. Lui che ha bisogno di ampie aperture. E la seconda volta che Sampras arriva a 30. Servizio di Ferreira. Ma non basta per strappargli il servizio. 6 pari, 6 break, mi sembra la conclusione più logica, più naturale. Ferreira ha fatto 3 punti in più fino qua, 32-29, però insomma direi che i servizi hanno dominato largamente. Vediamo questo tie break. Tie break nel quale Ferreira non aveva un buon record nel corso dell'anno, lo ha peggiorato ulteriormente perdendo il tie break con Becker. Intanto qui però c'è un importante mini break a favore del sudafricano. 1-0. Queste partite vengono viste anche in Sudafrica. Ferreira si augura che contribuiscano alla causa del tennis un pochino in ribasso in quel paese, dove il rugby e il calcio sono più importanti. Prova a prendere iniziativa per Sampras, non ha avuto troppa fortuna, para sul nastro e 2-0 Ferreira. Beh, no, ha scelto di giocare un colpo liftato, cioè con il top spin, la palla era molto bassa, se forse avesse giocato un colpo di approccio, avesse cercato di lavorare più con le gambe, probabilmente sarebbe riuscito a giocare una successiva volée. Ferreira ha tentato un cross più lento che ha tratto un po' in inganno Sampras, poi però ha perso un appoggio col piede e ha rischiato di farsi male alla caviglia. Comunque 3-0 Ferreira. Chissà se il pubblico, che adesso sembra quasi incitare Sampras, sa che se Ferreira vince 2-0 viene eliminato Becker. Per questa gente che è qui e per la televisione tedesca sarebbe un disastro. Fuori il dritto di Sampras, che non è troppo fortunato, era ben indirizzato, Ferreira non avrebbe mai potuto recuperare. Adesso sono 2 mini break per il sudafricano. Direi che la differenza dal Sampras dei giorni precedenti è che oggi Sampras con la prima palla non fa i soliti stracelli, insomma perde qualche punto quando mette dentro la prima palla, solo 76% per lui che di solito trasforma 9 prime su 10 e che quindi trasforma solo 3 su 4 fino a questo momento. Sì, però diciamo che fino al tie break non è che avesse avuto poi dei gran problemi sul servizio. È vero. 4-1 per Ferreira, che ha 2 mini break di vantaggio, quindi buona posizione. Ecco, qui Sampras può venire avanti, però sbaglia ancora un dritto liftato e il secondo nel tie break, quindi 5-1. Ferreira. Sta battendosi caparbiamente per ottenere una qualificazione a sorpresa in semifinale. E adesso 6-1 con Sampras, che per la verità qui gioca con eccessiva nonchalance questa risposta. Ci sono 5 set point per Wayne Ferreira nel primo set. Non
male la risposta di Ferreira, bruciante questo passante, e Wayne Ferreira conquista questo primo set, direi tutto sommato con merito. 7-1 il tie break. Nel tie break ci sono stati un paio di errori evitabili, forse anche tre da parte di Sampras, ma nel complesso Ferreira ha giocato straordinariamente bene sui propri turni di servizio e non ha praticamente sbagliato mai, pur correndo grossi rischi. 7-6 Ferreira, primo set. In diretta dalla Festale, dove Wayne Ferreira ha vinto il primo set contro Sampras, quindi diminuiscono diverse ipotesi per quanto riguarda i possibili semifinalisti del gruppo bianco. Restano in piedi quella di Ferreira che batte Sampras in due set, quella di Ferreira che lo batte in tre e ovviamente quella di Sampras che batte Ferreira in tre. Più complicata, se vogliamo, era quella di Sampras che batteva Ferreira in due, quindi molte. Ora vedremo un po', faremo qualche calcolino e vi informiamo. Intanto Ferreira continua a giocare molto bene. 15-0 nel primo game del secondo set, non ci sono stati break nel primo, che è durato 42 minuti. 30-0. Questi fischi non vorrei che fossero indirizzati a Sampras da parte dei tedeschi, che pensano che magari Sampras stia facendo il giochetto. Ecco, ora io non credo che lo faccia, ma certo che, anche perché fin qui Ferreira, voglio dire, ha veramente giocato alla grande. Ha giocato un primo set perfetto Ferreira, bisogna fare tutto dopo l'altro, ace addirittura, 1-0, e quindi Ferreira che conquista il quarto game a zero contro Sampras. 7-6, 1-0 per il giocatore sudafricano. Dal 13 novembre il giornale regala Il Dilettevole. Tante curiosità di gastronomia, vini, viaggi e buone maniere. Però, utile questo Dilettevole. In regalo dal 13 novembre, solo con il giornale. Lexmark. Advancing the art of printing. Ford ricorda che l'airbag salva la vita. Ancora in diretta dalla Festhalle di Francoforte, dove Steve Sampras è in grosse difficoltà contro Wayne Ferreira. Ricordiamo ancora una volta che Sampras è comunque già qualificato per le semifinali. E potrebbe arrivare secondo però, Ubaldo, perché se perdi in due set da Ferreira, e beh, dopo, quando ci sono solamente due giocatori, supponiamo che siano in due giocatori, che siano Ferreira e Sampras a due vittorie, che Becker perda la Capelli. Quindi a quel punto lì conterebbe il confronto diretto, e avendo vinto Ferreira con Sampras, quindi bisogna, cioè, nell'ipotesi di volere evitare Enquist in semifinale, Sampras farebbe bene a cercare di portarla a casa questa partita. Io non so se, ecco, lui non mi sembra, per la verità, il tipo che fa tanti, no, anche calcoli. Secondo me sì, è un giocatore che gioca in casomai, effetti casomai, ecco, la difficoltà, Roberto, sta nel concentrarsi per vincere una partita quando si sa che se anche la perdi sei qualificato ugualmente per le semifinali. Queste sono le storture derivate da questa formula. Però certo è che questa formula alimenta dei sospetti, delle illazioni. 30-0, avete visto prima qualche fischio. Se Ferreira batte Sampras in due set, non c'è nulla da fare, Beck è fuori, Ferreira e Sampras vanno in semifinale. Se Ferreira vince contro Sampras in tre set, Becker può ancora qualificarsi, ma deve battere Kafelnikov in due set. Lo fa in tre, qualifica Ferreira di nuovo. C'è poi l'ipotesi in cui Sampras batte Ferreira in tre set, e in quel caso Becker deve ancora battere Kafelnikov, non importa se in due o in tre set, in quel caso Becker si qualifica. Però potrebbe qualificarsi ancora Kafelnikov, perché Kafelnikov potrebbe battere Ferreira, potrebbe battere Becker, in quel caso no, anzi, Kafelnikov è fuori praticamente. La questione è questa. Tanto
Aspettiamo di finire questa partita, poi sì, forse... Sì. No, no, comunque ecco, questo è importante. Kafelnikov non può più qualificarsi, perché anche se batte Becker, passa Ferreira. Conoscendo Kafelnikov, che è un giocatore che a volte non si impegna nemmeno quando dovrebbe... avrebbe mille motivi per farlo. Comunque vediamo un po'. In ritardo su questa accelerazione di Ferreira Sampras. Zero. E 30-0. Sì, 40-0, molti errori adesso di Sampras anche in fase di risposta, sentite questi fischi. Sì, ecco, mi pare che Sampras abbia un po' troppa fretta. Io capisco le difficoltà a riuscire a rispondere a un servizio che è certamente velenoso, però invece di buttarla via forse farebbe meglio provare a metterla in campo per no, comunque costringere l'avversario a farselo il punto. Ancora un altro errore, Ferreira continua a fare il game di servizio a zero e così conduce 2-1 dopo aver vinto il primo set al tie break. Ferreira conduce 7-6, 2-1 e poi in difficoltà è Becker che potrebbe rischiare la clamorosa eliminazione. Aggiorniamovi sulla Masters femminile. Ai quarti sono approdati all'alto in basso Graf e Mary Jo Fernandez, la Zvereva che ha battuto la Sanchez e la Schultz, la Date e la Huber. Zvereva ha battuto la Sanchez in 3 set, sì. E la Date... Avevo messo la Zvereva contro la Sabatini, scusate, poi la Date contro la Huber e poi la Schultz contro la Martinez, con la Martinez che ha annullato un match point a Iva Maioli. Aveva vinto il primo set e vinceva anche nel secondo. 1-4-1, ha avuto un match point e poi ha perso. Iva Maioli nelle prime 10, è numero 9 del mondo. Tanto Sampras conduce 15-0, per ora non gli si possono muovere troppi rimproveri per il fatto che in fondo tutto sommato non ha ancora perso il servizio. Però è vero che sui game di battuta di Ferreira ha raccolto troppo poco, francamente. Prova troppo poco a buttarla solo in campo e a mettersi a correre, cercare di lasciare giocare il suo avversario affinché magari possa sbagliare qualcosa. C'è un doppio fallo di Sampras, è il terzo. 7 in 8 turni di battuta di Ferreira, Sampras ha fatto soltanto 5 punti da lui, anche se Ferreira batte bene. Uno spettatore ha gridato anche qualcosa per Boris. Fuori la risposta di Ferreira, che poteva dare anche una svolta alla partita, poteva procurargli due palle break, invece 30 pari. Formidabile azione del polso di Ferreira nel dritto, quasi sempre in ritardo con la racchetta, e però col polso riesce quasi sempre a recuperare. Tanto un ace ancora di Sampras, il sesto, e Ferreira, anche se il modo di portare il dritto non è uguale a quello della Graf, però mi ricorda un po' il dritto della Graf, perché anche la Graf spesso viene scavalcata
dalla palla e riesce ad agganciarla dietro al corpo e a tirarne fuori dei punti vincenti. Forse Ubaldo credo che la Graf giochi dentro il corpo e Ferreira giochi un po' più lontano, ma qui... Beh, insomma, che punto! Che punto! Ferreira ha fatto dei miracoli. Guardate, grande atleta Ferreira, non ci stancheremo mai di dirlo. E qui prova addirittura al volo, non gli va bene, ma era in una posizione poco difendibile. Non si può dire che Sampras abbia mollato, insomma, almeno su questo punto. Due pari, però bisogna vedere, ecco, cerchiamo di analizzare un po' la prova di Sampras, sarà la risposta quando a Ferreira soprattutto non entra la prima. Ha risposto bene. Oh! 15-0. Io l'ho vista fuori abbastanza sulla traiettoria della riga, ma il pubblico adesso tifa Sampras, Pro Becker tifa Sampras, ma fa i punti Ferreira o Bardo, perché sembra una macchina. Settimo ace e 30-0. Un altro ace, 40-0. Sicuramente, come dicevi tu Roberto, il movimento di Ferreira deve in qualche modo creare dei problemi agli avversari, che quasi non si muove Sam. 40-15 e un altro ace inserto nel game, questo qui proprio non si poteva prendere, niente da dire. 3-2 Ferreira, un punto perso in tre turni di servizio. In diretta dalla Festhalle, mentre rivediamo quel punto molto spettacolare di prima nel quale Ferreira si era difeso benissimo, ma poi alla fine il punto l'aveva fatto Sampras. Guardate, Ferreira ha giocato un colpo praticamente di controbalzo in condizioni precarie di equilibrio. Qui cerca il colpo a volo, si riferiva al game nel quale serviva ancora Sampras. Adesso la situazione vede Ferreira avanti 3-2 e Sampras al servizio. Non va dimenticato che Ferreira ha battuto due volte su due Sampras nei tornei indoor, non si può nemmeno essere troppo maligni. Sì, poi non, insomma, l'atteggiamento di Sampras è spesso così un po' distonico, no? Cioè, non è che dal viso di Sampras si possa pensare di capire quelle che sono le sue intenzioni o la sua voglia di giocare, sempre un po' l'aria di quello che è lì per caso, anche quando gioca bene del resto, ecco. I falli sono un po' troppi, 4. Tanto 6 ace invece. Certo, non sembra una giornata di maggiore ispirazione, ma Ferreira non ha fatto di nulla per aiutarlo. Questo era un signor servizio. Corto l'attacco, un po' telefonato, Ferreira poteva fare veramente quello che voleva su questa palla, lungo linea, il lob, guardate. Sì, poi è venuto avanti da una posizione defilata rispetto al centro.
era molto difficile riuscire a difendere la rete. Insomma, un game nel quale per ora Sampras ha commesso un doppio fallo e ha fatto un attacco davvero amichevole. Eh sì. Rete pari. Fuori la prima. Attenzione. Che risposta, che botta. Beh, questo non si deve sbagliare. Da quella posizione 30-40. Onisuaki Maliponsi, Ubaldo. Sì, questo colpo mi è piaciuto, perché insomma aveva fatto due cose straordinarie, ma un'angolazione eccessiva, palla break, palla importantissima per Ferreira e anche per Becker. Questo, con questo ace Sampras non solo cancella la palla break, ma forse cancella anche i dubbi, Sì. No, se mai potevano venire dubbi, magari, sì, però ace sulla palla break, insomma, è il settimo ace per Sampras. Sergio Sampras. Resta in campo per miracolo la palla di Sampras dopo aver schiaffeggiato il nastro, esce invece quella di Ferreira, tre pari in un game nel quale Ferreira poteva andare 4-2, ma Sampras si è salvato con un ace. Un'ora di gioco, quindi match velocissimo. Era velocissimo anche ieri sera, ti ricordi, fra Kafelnikov e Ferreira. Ferreira, sì. È Ferreira che va molto sì. rapido, Poi in questo match particolarmente sì, c'è stato un solo game, mi pare, che è andato in vantaggio. Quest'ultimo è stato il primo game che è andato in vantaggio. Ecco. 15-0. Un'altra fucilata, un'altra sbracciata di dritto da parte di Ferreira. Oggi come a corsa Sampras, subito Ferreira ne approfitta. 9 dritti vincenti del sudafricano e solo 3 per Sampras. Guarda qui come gioca quasi di controbalzo. Qui ha tentato una cosa difficilissima, è stato buttato fuori del campo, non avrebbe potuto comunque rientrare, si ha rischiato il tutto per tutto, gli è andata male ma non di tanto. 15 pari. Lì picchia con un dritto come un fabbro e poi sul nastro, questo uno dei primi dritti sbagliati, anche se insomma non è un errore gratuito, perché se lo metteva dentro forse faceva il punto. Erano dolori per Sampras, certo, quando c'è un'idea dietro al colpo non lo si può considerare completamente un errore gratuito. C'è il campo aperto di qua e infatti Ferreira non ha fatto poi nemmeno una cosa troppo complicata. Questa volta Sampras un pochino lento. Sì, è vero, Sampras un pochino lento, però Ferreira molto attento a giocare un tennis molto anticipato. E quindi è chiaro che il ribattitore, quello che è dall'altra parte, ha meno tempo per andare a prendere la palla. Grandissimo Sampras, questo è un punto da circoletto rosso, perché la palla era bassa, Sampras è arrivato in corsa e guardate come ha fatto Ferreira a tenersi in piedi, infilato però, palla radente, non c'era tanto spazio. Palla break, la prima palla break che Sampras si conquista sul servizio di Ferreira nel match.
poco fa avevamo vinto la prima palla break per Ferreira sul servizio di Sampras. La riga e rovescio un po' centrato di Sampras. Fuori nettamente invece questo. Un po' strappato questo rovescio. Qui vedete ancora il clan Ferreira, papà Ferreira, per la verità è l'unico rappresentante, visto che Ferreira non ha in questo momento un coach che lo segua. Dietro di loro c'era Järqvist, ex giocatore svedese che gli fa da manager. Resta un po' fermo sul colpo Sampras, bracciata di diritto di Ferreira e palla del 4-3 per il sudafricano. E fuori la risposta e Ferreira conduce adesso 4-3, annullato in questo game una palla break. Ha vinto anche il primo set al tie break. Time. 4-3 per Wayne Ferreira nel secondo set, con Ferreira che ha vinto anche il primo e con il pubblico che segue con apprensione questo match, almeno quegli spettatori che sono al corrente del fatto che se Ferreira vincesse in due set Becker sarebbe eliminato a prescindere dal suo risultato domani contro Kafelnikov. Passerebbero infatti il turno Sampras e Ferreira. 0-15. Negli ultimi due game abbiamo visto le prime due situazioni di palle break. Una palla break sul servizio di Sampras, annullata da un ace, e una palla break sul servizio di Ferreira, annullata da un rovescio sbagliato da Sampras. Due brutte volée in questo game di Sampras, due volte in ritardo, con il risultato di sotterrare la volée. Sentite qualcuno che applaude per incitare Sampras a riprendersi, qualcuno che fischia perché non crede tanto a certi errori di Sampras. Sampras ha sbagliato molte risposte, Ferreira peraltro non gli ha regalato proprio nulla. Non c'è stato neppure un break in tutta la partita. Guardate cosa è riuscito a recuperare Ferreira. Sì, però Sampras tira il dritto e rimane sul posto, non fa mai un passo avanti. E insomma oramai è almeno la quinta volta che Ferreira da una situazione molto difficile riesce a giocare un colpo difficile. Oramai Sampras avrebbe dovuto averlo capito, ma non l'ha fatto. È però la prima volta che Sampras si trova sotto 0-40. Aveva concesso fin qui una sola palla break, l'aveva annullata con un ace, adesso ovviamente il compito è molto più difficile. 4-3 Ferreira, 0-40, adesso 15-40. Questo è un momento delicato perché Sampras deve servire la seconda. È una seconda abbastanza solida, abbastanza angolata e profonda. Centra un po' la risposta di dritto Ferreira. 30-40, c'è ancora una palla break per il sudafricano, una palla per il 5-3. Oddio, colpire disastato per Ferreira non è sempre negativo, però in questo caso ha anche sbagliato. Colpire disastato vuol dire non colpire esattamente al centro della racchetta. Dei pochissimi errori di Ferreira, che ha messo a segno 24 punti vincenti e 9 errori soltanto. Ben 10 dritti vincenti. Oh, sulla riga la volée di Sampras.
E Ferreira non sbaglia di tanto, eh? Ferreira ha messo fuori di un soffio un passante praticamente impossibile da realizzare. È arrivato con la punta della racchetta, ancora una volta ha fatto un miracolo, la palla gli è uscita di 20 centimetri, ma ugualmente ha fatto un miracolo. 0-40, 40 pari. Sampras che sta lottando per se stesso, ma ancora più forse per Beck, non so nemmeno se lui lo sappia. Lo sa, però giustamente ha orgoglio e cerca di fare la sua partita. Ancora un volley difficile di Sampras, vantaggio Sampras. Lo scorso anno nella stessa situazione fu Becker a salvare Sampras, Becker che vinse contro Edberg in 3 set quando sapeva benissimo che se avesse perso avrebbe eliminato Sampras, avrebbe tolto di mezzo Sampras, dal quale poi perse la finale del Masters. E Sampras 5 punti consecutivi sotto 0-40, tiene questo servizio, pareggia il conto dei games 4 pari. Non si era mai arrivati a parità, a 40 pari in tutta la partita, poi negli ultimi 3 games è stato tutto un susseguirsi di palle break che non c'erano, certo, mai state, e anche di vantaggi. Chiamata fuori questo diritto di Ferreira, Ferreira non è convinto, Paolo Pereira non è nella posizione migliore per fare eventualmente un overrule perché era la riga più lontana. E così è 0-15. Come ha servito oggi Ferreira? È proprio bene, e il numero 10. È numero 11, anche ieri ne faceva di doppiette. Ferreira è all'80% con la, di trasformazione con la prima palla di servizio, all'85% con la seconda. Beh, impressionante. Sì, talmente pochi punti. La battuta aveva perso 5 punti nel primo set, ne ha persi 4 nel 5 nel secondo. Fuori questo, ecco, questo invece è il Ferreira che ogni tanto si distrae un po'. Campo aperto, dritto, abbastanza comodo. Errore. È più facile che sbagli quando la palla gli viene dritta, piuttosto che sbagli di quando è costretto ad andare a cercare dopo 3-4 passi. È uno di quei giocatori che, come si dice in gergo, giocano meglio a scappare dalla palla, cioè quando possono muoversi per colpirla. Qualche volta è anche un problema di pigrizia, di impostazione tecnica. Qui però non si arriva. 40 pari. Quindi rischia di pagare caro Ferreira quell'errore di prima. Ricordiamo che in questo game c'è stato anche forse un possibile errore arbitrale, poi un suo errore. Adesso invece questa conclusione di Sampras, 40 pari. Controbalzo, Ferreira si fa trovare un po' impreparato. Palla break per il quarto game consecutivo. È molto un incantino. Questo Ferreira è un po' più normale, per quanto abbia fatto dei progressi. Il Ferreira che abbiamo visto per un 7,5 era lunare, era sopra le sue possibilità. Dritto che gli passa per un soffio. Sbaglia anche questo e quindi c'è il break, il primo break della partita, con Sampras che si rimette in carreggiata in maniera incredibile dopo che sul 4-3 si era trovato sotto 0-40, ha tenuto il servizio e adesso lo ha strappato a Ferreira, quindi 5-4 Sampras che servirà per il secondo set dopo il cambio di campo. Ha aggiunto sicuramente molta suspense, soprattutto qui in Germania, a questa partita il fatto che una vittoria di Ferreira in 2 set avrebbe eliminato Becker. Adesso vediamo
se Sampras continua nella sua marcia dopo aver rischiato il KO. Adesso è avanti 5-4 e dopo questo ace 15-0. 30-0. Un altro ace, numero 9, 40-0 e 3 set points per Pete Sampras. Situazione veramente rovesciata nello spazio di pochissimi minuti, visto che oltretutto qui i due vanno molto alla svelta. Si gioca da un'ora e un quarto. Calma, come a volte si riesce a fare su 40-0. E nessuno dei due in ogni caso dà, perlomeno dal punto di vista dell'espressione, dà idea di quanto stia lottando. Ecco, da Ferreira lo si capisce perché fa delle grandi corse più che dall'espressione del viso, mentre per Sampras bisogna davvero sforzarsi per rendersi conto che sta lottando, sta cercando di evitare una sconfitta che a questo punto è molto meno probabile. Via il rovescio di Sampras, gli è già accaduto in un'altra occasione, proprio nel corso di una palla break che lui si era conquistato ai danni di Pereira su 4-3. Adesso comunque c'è ancora un set point per Sampras sul 5-4, 40-30, ne ha visti vanificarsi due. Buon servizio e Sampras approda al terzo set, quindi così salva il match, diciamo, fra Becker e Kafelnikov, perché a questo punto il match Becker-Kafelnikov fa comunque un senso. Abbiamo detto prima che se Ferreira avesse battuto Sampras in due set, Becker sarebbe stato eliminato. Invece adesso la partita non può che finire in tre set. Se Ferreira vince, Becker può ancora qualificarsi se batte Kafelnikov in due set. Se poi invece Sampras batte Ferreira in tre set, a Becker basta comunque vincere contro Kafelnikov in due o in tre set, è la stessa cosa. Quindi a questo punto, voglio dire, dipende molto. Più chiaro adesso. Sì, beh, dipende molto a questo punto da Becker. Ecco. Sennò Becker si sarebbe potuto trovare fuori senza particolari colpe, perché perdere da Sampras non è negativo, aveva battuto Ferreira, poteva essere fuori dal torneo pur battendo Kafelnikov, certo, che era una cosa assurda, insomma, era un difetto di formula. Certo. 15 pari questo primo game del terzo set. Va ricordato comunque che, insomma, Sampras ha dato una bella dimostrazione di sportività, perché ha annullato una palla break sul 3-2 con un ace e ha annullato tre palle break consecutive sul 4-3 quando era sotto 0-40. Piacerebbe sapere davvero, dopo l'intervista, cosa sapeva esattamente Sampras. Oggi di dritto, là! Che punto da numero uno del mondo.
Terreno praticamente non sbaglia mai, in no. Questa partita sta sbagliando pochissimo e gioca ad altissimi ritmi, fa sempre spostare Sampras e qui proprio deve fare una cosa davvero incredibile. Pistol Pit per prendersi il punto. Soprannominato Pistol Pit dopo che vinse il suo primo Open degli Stati Uniti nel 1990, mettendo a segno 100 ace in quel torneo, sembrava una cifra insuperabile. Poi è arrivato Ivanisevic, che pur perdendo a Wimbledon è andato oltre i 200. Qui attenzione Ubaldo. Palla break nel primo game del terzo set. Era che non aveva mai concesse, negli ultimi tre turni battute invece la concesse sempre. Bravo però Ferreira, perché riesce a palleggiare su Sampras giocando così lungo che Sampras non riesce a girare attorno alla palla e a tirare di dritto, e al tempo stesso Sampras deve stare attento a non lasciare scoperto il fianco destro, perché Ferreira è capace di tirargli da quella parte in maniera incisiva. Ha annullata molto bene questa palla break. E poi un ace numero 12. C'è stato sera in questo Masters che il terzo match non abbia richiesto una conclusione al terzo set. Eccesso di confidenza forse da parte di Sampras su questa palla, gli resta proprio sulla racchetta. Ferreira ha salvato una palla break molto pericolosa, conduce però 1-0 nel terzo set, in una partita nella quale c'è stato un solo break, lo ha subito Ferreira su 4 pari del secondo set. Ancora in diretta dalla Festale di Francoforte, dove stiamo assistendo a una bella partita, molto molto incerta, con Ferreira che ha vinto il primo set al tie break, un tie break al quale i due erano arrivati senza mai arrivare ai vantaggi nei games che l'avevano preceduto, con Sampras che ha perso 3 punti sul proprio servizio, concluso 7-1 per Ferreira quel tie break. Poi siamo andati al secondo set con Ferreira che ha avuto una palla break sul 3-2, ma Sampras ha messo a segno un ace e l'ha annullata. Poi c'è stata a sua volta una palla break di Sampras sul servizio di Ferreira, poi sul 4-3, qui intanto disastro. No, un disastro, quando un giocatore vuole smashare venendo dal servizio non è facile riuscire a mantenere il controllo di se stesso, la coordinazione. Sampras poi tira anche troppo forte e la mette abbondantemente fuori. 0-15. Non l'ha presa proprio in pieno, troppo centrata questa palla, però... Però l'ha messa bene. Ecco Ubaldo, direi, se mentre si capisce qual è la tattica di Ferreira, quella di giocare profondo contro il rovescio di Sampras per poi accelerare all'improvviso col dritto, non si capisce tanto bene la tattica di Sampras, al di là del fatto che quando serve non ha tanto bisogno di tattica, ma dicevo proprio come fa Sampras, qual è il suo progetto di gioco per cercare di mettere in difficoltà Ferreira. Probabilmente anche Sampras, come noi, è stato sorpreso dall'efficienza del dritto di Ferreira, perché questa sera il dritto di Ferreira funziona come non abbiamo mai visto. Eh sì, pensate che ha messo a segno 30 colpi vincenti e cui sono 12 ace e 12 dritti. 12 ace e 12 dritti. Poi fa delle improvvise accelerazioni, Ferreira gioca in maniera abbastanza imprevedibile, Sampras spesso è costretto a scattare all'improvviso da una parte o dall'altra. 15-40, due palle break.
tanto non dico che Ferreira meriterebbe di battere Sampras, ma insomma, visto che comunque sarà Becker che dovrà cercare di guadagnarsi la qualificazione per le semifinali. Poi noi siamo tedeschi, noi così che arrivi in semifinale Becker oppure Ferreira non è che ci cambi granché. Non tanto. L'errore di Sampras e Sampras perde per la prima volta il servizio nel match. Aveva perso una sola volta Ferreira sul 4 pali, Sampras aveva rischiato due volte di perderlo, ma si era salvato una volta sul 4-3 da 0-40, questa volta non si salva da 15-40. 2-0 Ferreira. Adesso 15-0. Prima dicevi che non sarebbe stato tanto giusto, no? Se Becker avesse perso senza avere la possibilità di difendere. Però se qui Ferreira vince, se ci pensi bene, lui avrebbe vinto due partite. Avrebbe perso con Becker soltanto 7-6 al terzo. E rischierebbe di rimanere fuori. Anche se, insomma, avendo perso eventualmente da Becker, con Becker che si qualifica, tutto sommato. Non sarebbe uno scandalo? No, certo. Confronto diretto. Qualificato per le semifinali, questo sempre se Becker domani batterà Kafelnikov, che non è mica scontato, ci ha perso Milano in finale, poi deve batterlo in 2-7, perché se lo batte in 3-7 non gli basta, nel caso che farei la vicca qua. È chiaro. Ecco, momento in cui Ferreira, un pochino rilassato per il break finalmente conseguito, si è un pochino distratto. Ha sbagliato questa palla, 15-30. Ferreira intanto è il tipo che esce dalla partita. Beh, questo è un po' il suo limite. La verità in questo match non è uscito tanto. No. No. Però in effetti il suo limite è proprio quello di non riuscire a essere continuo. Ace numero 13, 43. E continua negli ace. Pensa che lui ha perso il servizio sul 4 pari nonostante avesse messo a segno due ace. Ed era un game nel quale stava avanti 40-15. Pari. Abbiamo visto la fase del gioco nella quale Sampras è riuscito a venire avanti seguendo il dritto. Ecco, in tante situazioni quando Sampras gioca il dritto sul dritto dell'avversario lo mette in grandi difficoltà. Stasera contro Ferreira non c'è riuscito mica tanto. Ma dopo quello che si è visto stasera, Roberto, mi pare di poter dire che le due vittorie di Ferreira su Sampras nei tornei sono più che legittime, insomma non sono casuali se non altro, certo. Sono inspiegabili, ecco. Sulla riga è riuscito a mettere questa palla, sembrava destinata a uscire, qualcuno che fischia forse l'ha anche vista fuori. Sampras però non protesta minimamente. Palla del 3-0 per Wayne Ferreira. Intanto per mettersi del suo, mette a segno il 14esimo ace ed è 3-0. In diretta dalla Festhalle, che qui vedete, immagine suggestiva, Ferreira conduce 3-0 nel terzo set con Sampras. Voglio ricordarvi il programma di domani alle ore 13, Chan Courier, un match di spareggio, chi vince va in semifinale nel gruppo rosso, poi Becker Kafelnikov, che sarà comunque un match decisivo ai fini della qualificazione o di Becker o
di Ferreira, perché l'unico ad essere sicuramente fuori è Kafelnikov, e poi invece un match che vale soltanto come un'esibizione in cui peraltro chi vince prende $90,000, Muster contro Enquist. Che non è un aspetto marginale, perché insomma $90,000 fanno comodo anche a questi super miliardari. 15-0, Muster è certamente eliminato, infatti sabato andrà a giocare un match di esibizione nella Repubblica Ceca contro Dozedel, dove sarebbe dovuto presentare Gaudenzi se Muster fosse stato ancora in gara. Intanto qui una risposta vincente di Ferreira, ma Sampras non è proprio convinto. Questo sembra da fuori anche a me, vediamo un po', così, colpo d'occhio. Ma, come sempre, il replay non chiarisce. D'altronde era la linea lontana dalla posizione del giudice di sedia, quindi è difficile prevedere un eventuale overrule. Tranne un overrule fece Rudy Berger, fu contestatissimo proprio perché aveva fatto sulla riga lontana. 30-15 durante la partita fra Sampras e Agassi, una decisione sfavorevole a Agassi, che lì perse un pochino la testa, perse il tie-break del secondo set e poi anche il terzo, semifinale del Masters 1994. Ace Sampras, decimo. Sampras. 3-1, Sampras resta indietro di un break, ma almeno corso alle distanze. Adesso vediamo Ferreira come se la cava. Ferreira che aveva concesso pochissimo fino praticamente al 3 pari, poi dal 3 pari in poi ha cominciato a soffrire invece un po' sul servizio. C'è stato un momento che con la seconda aveva trasformato un numero di palle superiori che con la prima, adesso con la seconda è scesa a un 68%, praticamente fa 2 punti su 3 con la seconda, rimane a 4 punti su 5 con la prima, ma sono tanti i suoi dritti vincenti, questo è il 14°. Questo è impressionante, proprio sulla riga, è vero che la risposta di Sampras questa volta era un po' corta, un po' alta però. Sulla riga ha giocato Sampras, Sampras deve saltare sulla palla per evitarla, se la tocca la palla viene considerata buona per Ferreira, anche se era destinata a rimbalzare fuori. Guardate, principali. Brava l'orso yogi in quel passo di danza, Sampras, eh? È un po' più agile, via. Bello. Beh, bella come soluzione, ma l'esecuzione era un po' lenta. Era un po' lenta, però è il classico colpo di approccio. Quando l'avversario deve fare una bella cosa per farti il punto, vuol dire che tu non hai giocato male. Adesso qui anche pensare di avere la profondità giusta e la velocità giusta non è facile quando si è la risposta, quando si gioca la risposta di attacco si è molto in movimento e quindi è difficile riuscire a regolare anche la profondità del colpo. Per la verità Ferreira lo ha punito con il passante di rovescio. E qui da quella posizione ogni tanto Ferreira si lascia prendere un po' dalla foga. Tira meglio il dritto quando la palla è più bassa e quando è così alta certe volte. Sì, probabilmente qui, ecco, avendo la racchetta in ritardo gli riesce più difficile schiacciare che non quando la palla è bassa, quindi non ha bisogno di schiacciare, deve solo spingere. Io l'ho pinto bene sul servizio. 15 ace. 40-30. Mamma mia. Questo tra l'altro lo ha tirato, è il più veloce, lo ha tirato a 190 km/h. Più veloce per quanto lo riguarda, Sampras ha servito a 204. Tutto errore, 40 pari, 2 errori in questo game di Ferreira, questo potrebbero mascherare un po' di tensione, perché lui adesso pensa di poter vincere,
E d'altronde per buona metà della partita ha trovato sempre delle soluzioni incredibili, ecco, adesso forse sta rientrando un po' nella normalità. Esterno e vantaggio Ferreira. Questo dritto sorprende spesso Sampras, che non sa bene da quale parte andare. 4-1 Ferreira nel terzo e decisivo set. Per Wayne Ferreira. Inquadrato Pete Sampras. Comincia con un ace questo game di Sampras, l'ace numero 11. In questo momento bilancio in perfetto parità per Sampras, che aveva 30 colpi vincenti e 30 errori, quindi adesso sono diventati 31 i vincenti dopo questo servizio prendibile. Invece è molto migliore il bilancio sotto questo profilo per Ferreira, che aveva 36 punti vincenti e 20 errori non forzati. Fortunato si scusa subito prontamente Sampras, 40-0. Ferreira secondo me sta già pensando ai turni di servizio che deve difendere lui. Gliene mancano due per condurre in porto positivamente questa fatica. Sarebbe la sua terza vittoria su Sampras in tre partite indoor. Un record che non possono vantare mica in tanti, forse nessuno. Facciamo il pallonetto? No, con grande tranquillità. Anche se insomma su 40-0 a volte certi colpi riescono con maggior facilità. Già qui un bellissimo recupero che costringe Sampras a un colpo di approccio non troppo rapido, e dunque Ferreira ha il tempo per piazzare il passante. Bel replay questo, avete visto molto bene il movimento. Fuori di un soffio la risposta di Ferreira, quindi Sampras tiene il servizio 4-2. Adesso seguiamo. Ferreira. Per qualche istante abbiamo avuto qualche problema sul video, ma adesso mi dicono dalla regia che di Milano che è stato risolto. 4-2 Ferreira, 0-15, adesso 0-30.
scuote la testa Ferreira. Beh, il primo punto di rovescio di Sampras questo, viene in un momento opportuno. Trenta. Solo un ace di Ferreira, davvero in gran giornata col servizio, 16 ace, è difficile che un giocatore che gioca contro Sampras, se non si chiama Ivanisevic, metta a segno più ace di lui. 40-30. Sì, non sono velocità alle quali noi siamo abituati, sono velocità un po' più basse, come dicevamo prima, 184 all'ora, 176 il servizio precedente, però Sampras, guarda, sempre fermo, 179 all'ora adesso, e Sampras fermo. Ma non c'è mica solo la velocità, a volte c'è l'angolazione. Il Ferreira trova dei grandi angoli. Questa palla era lontanissima, per esempio, da Sampras, che non è riuscito a intravederla. 5-2 per Wayne Ferreira, che quindi si è assicurato la certezza, nella peggiore delle ipotesi, di servire per il match. Dalla Festhalle di Francoforte, dove Pete Sampras, numero uno del mondo ormai per questa fine 1995 e anche per l'inizio del 96, numero uno del mondo, però in difficoltà contro Wayne Ferreira, che è avanti 5-2 nel set decisivo. 15-0 Sampras al servizio. E il numero 12 per lui, 30-0. Bella quota 17, Ferreira che non ha fatto nemmeno un doppio fallo, mentre Sampras di doppi falli ne ha commessi 4. Oh! 40-0. Beh, un Sampras che perde la battaglia dei servizi davvero non è normale. Dobbiamo fare uno studio approfondito sulla battuta di Ferreira, perché al di là dell'angolazione, quando tira 25 chilometri all'ora in velocità di partenza meno del suo avversario, come faccia a realizzare così tanti ace, vuol dire che c'è qualcosa nel movimento che impedisce a Sampras di leggere bene la direzione. Fino a 180 all'ora il tempo di reazione, che è calcolato intorno ai 2 decimi di secondo, è sufficiente per riuscire a intercettare il servizio. Sopra diventa tutto più difficile, però Ferreira ha qualcosa in più, o perlomeno in questa partita è riuscito ad avere qualche cosa in più al servizio. Ferreira qui non botta nemmeno una risposta. Tiene le energie e si concentra su questo game, perché adesso sta per servire per il match contro Pete Sampras. Se vince e se non è ancora in semifinale, perché tutto dipenderà da quello che farà domani Becker contro Kafelnikov. Zero Ferreira. E questo dritto fa male, si difende come può Sampras, bravo, due volte. Sampras ha fatto delle prodezze di recupero, ma poi sbaglia questo rovescio. 30-0, a 2 punti dal match. E domani Becker dovrà soffrire contro Kafelnikov, dovrà cercare di batterlo in 2 set se vuole arrivare in semifinale. La partita qui però non è finita. Adesso, 40-0 adesso è un po' più vicina a essere finita. Sì. 3 match points per Wayne Ferreira contro Pete Sampras. Si
gioca da 1 ora e 47 minuti. Sampras è costretto a tirare fuori il suo miglior dritto, non gliene basta uno, ma ne deve giocare due. Sempre un po' sorpreso Sampras, e tira il primo dritto e Ferreira riesce a metterlo di là. Perché di solito... Non c'è la palla di qua dopo il primo dritto. Poi Ferreira non solo, riesce anche a piazzarla. Così come piazza meravigliosamente questo servizio, chiude con il 18° ace. Sorpresa, il numero uno viene battuto qui da Wayne Ferreira. Wayne Ferreira che batte così Pete Sampras con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-3. Sampras è comunque, chi ci ha seguito lo sa, è comunque in semifinale. Però bisogna vedere che cosa succederà domani nel match fra Becker e Capellico per sapere chi sarà il secondo semifinalista di questo gruppo. Due parole sul tabellino di Ferreira, incredibile, 82% di trasformazione con la prima palla, 18 ace abbiamo ricordato, 64% con la seconda, cioè in pratica 2 punti su 3 con la seconda, in pratica non ha mai fatto rispondere Sampras. Bene, allora archiviamo questo risultato, così come ricordiamo che Enquist aveva battuto nettamente oggi Michelino Chang lasciandogli soltanto 5 games. Alle 8:30 avrete ancora tennis, circa alle 8:30 qui stasera su Telepiù, e fra poco vedete Trans World Sport e poi anche Telesport. E per chi ci vuole seguire in diretta, l'appuntamento è domani alle ore 13 come al solito per l'incontro fra Chang e Courier, che deciderà chi si qualificherà per le semifinali del gruppo rosso. Seguiranno poi Becker Capennico e infine Muster Enquist. A domani, è tutto per quanto riguarda noi stasera in diretta. Saluto da Ubaldo Scanagatta, Roberto Lombardi, naturalmente Rino Tommasi e Gianni Clerici. Thomas Muster.